i nostri giovani rischiano, se non facciamo politiche intelligenti che diano occupazione, i nostri giovani rischiano di non avere le opportunità che abbiamo avuto noi. Lavoriamo insieme per il cambiamento del clima. L'albero quando cade non è che dice adesso prendo un italiano, prendo un tedesco. Cultura integralmente ecologica significa che ogni nostro gesto, ogni nostra attività produttiva, ogni nostra attività sociale, culturale, deve abbracciare l'ecologia. Quindi lavoriamo insieme perché tutti si possano andare avanti e si possano contrastare anche le tante diseguaglianze, le discriminazioni. È contro lui. Allora mi fa davvero piacere conoscerti. Credo che sia un importante punto di riferimento per questa città. Noi siamo per un vivere assieme, una convivenza che deve stare al di là delle vecchie categorie, diciamo, etniche, etniche. Per noi questo concetto non esiste più, è anche fuori dall'Europa, fuori dallo spirito del nostro tempo. Cioè delle figure. Paolo, ci vuoi dire tu due parole? Un attimo di questo progetto per Merano e poi dico anche io due parole, ti va? Mi va bene. Comunque la prima cosa, caro Presidente, siamo orgogliosi della tua presenza. Sei una persona stimata anche oltre tutti i partiti, anche da, t'ho detto prima, anche dal lato il gruppo tedesco che ti stima moltissimo di ciò che hai fatto. Allora questa è la prima cosa. Poi la seconda cosa, io sono molto contento che lavoriamo insieme con le 5 Stelle, condividiamo i valori, ne abbiamo parlato, e siamo anche contenti come lavoriamo insieme. Per questo una delle cose più importanti per noi è anche l'interculturalità. Sappiamo che a Merano sono 50 e 50, 50 tedeschi, 50 italiani, più una percentuale dei nuovi meranesi. E come ti ho detto prima, quando facciamo, lavoriamo insieme per il cambiamento del clima, l'albero quando cade non è che dice adesso prendo un italiano, prendo un tedesco, cioè là i problemi bisogna risolverli insieme. Per questo che sono contento e sono anche fiducioso che lo facciamo. E mi fa piacere essere qui oggi, a parte che è un clima bellissimo, no? Anche si respira un'atmosfera, lo posso dire, gioiosa, il che è bello perché è anche questa atmosfera ho cercato di portare anche in altri luoghi dove ci sono queste competizioni elettorali, tutti a insultarsi, tutti a far polemiche, tutti ad aggredire, invece no, io penso che quando si è portatori di idee forti, di progetti forti, si possono anche presentarli col sorriso, con la convinzione di avere un progetto solido, concreto, per cui non c'è bisogno di gridare, di aggredire per affermare le proprie idee, le proprie convinzioni. Dobbiamo abbracciare una cultura integralmente ecologica. Non è che dobbiamo solo fare la transizione perché ce lo impongono. Ritornando a prima, cultura integralmente ecologica significa che noi d'ora in poi dobbiamo, aiutati anche dai giovani che sono i più sensibili, pensate, in ogni famiglia di solito quando è da fare la differenziata i giovani sono quelli più sensibili che ci aiutano, no? Perché a cambiare le abitudini. E allora cultura integralmente ecologica significa che ogni nostro gesto, ogni nostra attività produttiva, ogni nostra attività sociale, culturale, deve abbracciare l'ecologia. L'ecologia non è più come in passato. Dobbiamo abbracciare l'economia circolare, dobbiamo ripensare la nostra vita. Se lo facciamo subito, soffriamo meno. Se lo facciamo subito, preserviamo il pianeta. E io dico sempre che questo pianeta non è nostro. Non lo possediamo. L'abbiamo ereditato per trasmetterlo ai nostri figli. Il valore della coesione sociale è importante e voi qui in questa città lo sperimentate più di altri, perché il fatto che riuscite a lavorare insieme, nonostante il gruppo al 50% mediamente, no, diviso più o meno all'incirca la metà, componente di lingua italiana,
tedesca, eccetera. Questo è importante, voi qui lo toccate con mano. Immaginate un attimo invece se ci fossero fratture irrimediabili, insanabili, diventerebbe difficile governare questa città. Quindi lavoriamo insieme perché tutti si possano andare avanti e si possano contrastare anche le tante diseguaglianze, le discriminazioni. I nostri giovani rischiano, se non facciamo politiche intelligenti che diano occupazione, i nostri giovani rischiano di non avere le opportunità che abbiamo avuto noi. Perché attenzione, oggi i giovani entrano tardi nel mondo del lavoro, hanno fasce di precariato e tant'è che noi ci battiamo per il salario minimo. Ci sono diseguaglianze di genere. Le donne rimangono molto spesso in tante aree del paese discriminate. È per questo che ci battiamo per la parità di salario. Non è ammissibile che una donna a parità di qualifica, di mansioni, possa prendere meno di un uomo. Ma ci dobbiamo battere per evitare discriminazioni a tutto tondo. Immaginate anche, io dico, non è ammissibile che in un colloquio di lavoro una donna possa ricevere domande che un uomo non riceve. Quanti figli hai? Ma lei vuole fare figli? Ma perché all'uomo non si chiede questo, non si fa questa domanda? Paolo, ti appoggiamo perché tu hai, secondo noi, interpreti bene questo progetto politico, e questo progetto lo abbiamo valutato insieme, è un progetto solido e concreto e crediamo che sia utile non per noi, per voi. Questo è ciò in cui crediamo. Questo è ciò che siamo.